di iniziare, ragazzi, vi volevo come sempre ricordare di passare da easyfifacoins.com se siete interessati a comprare crediti FIFA e utilizzate come discount code, come codice coupon, il codice Axel con 2 per avere un ulteriore sconto. Link in descrizione. Potente appare, ragazzi, qua Axel oggi. Oh my god, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video. Che, ragazzi, è il nuovo episodio dell'Access Road to Glory, o del Road to Division 1 o Road to Glory semplicemente. Però, ragazzi, devo dirvi una cosa. Vabbè, come sempre, prima di iniziare volevo ringraziare per tutto il supporto che mi state dando. Siete favolosi. Stiamo ormai superando in ogni video i 5000 mi piace. Quindi, sono diventato un treno. Non ci fermiamo mai. Non fermiamoci neanche in questo video. Quindi, anche questo video deve raggiungere, facciamo così, superare almeno i 4000. Quindi, lasciate un bel mi piace. Come seconda cosa, vi volevo dire una cosa. Come potete ben vedere, questa qua non è la squadra con cui eravamo rimasti nell'episodio precedente. Questo perché? Perché sta disgraziato di programma dell'Elgato mi aveva registrato inizialmente l'episodio, tutte le clip di quell'episodio, e poi così, dal nulla, le aveva appunto eliminate da sola. Però, come potete ben vedere, avevo vinto tutte le partite disputate. Come vedete, storico 6-0-1. Anche se, ci tengo a dirlo, quell'una sconfitta non è arrivata causa nostra, bensì avevamo concluso una partita 2-1. Poi l'IA è così geniale che dice: ma sì, se una persona vince 2-1 è logico che quitti a fine partita, quindi diamogli la sconfitta. Ed ecco perché sono 6-0-1. Detto questo, avevo anche fatto degli acquisti. Infatti, ero riuscito a prendermi Eriksen COC 84, quindi versione upgradata, che sembra un po' un fenomeno dalle statistiche, perché guardate un po' che statistiche ha, giocatore veramente completo. E poi, se non mi sbaglio, niente, ah no, forse sì, Naldo pagato 900. E ora fatemi un attimo pensare se prendere qualcun altro oppure no. Facciamo che sto Mohamed Fellaini, Manuel Fellaini mi ispira assai. Vediamo se lo troviamo a 750. E lo troviamo. Dio Fauno, ho preso quello senza contratto. Ma posso essere così idiota? Ora ho 18 crediti e non riesco a comprare il contratto. Ottimo. Quindi, ragazzi, abbiamo fatto un acquisto assai inutile. No, sono stato un idiota io, non fatelo, ecco. Se state seguendo questa squadra, non fate come ho fatto io. E ultimissima cosa, prima di partire, se vedete, ho una maglietta di una squadra. In questo caso Paris Saint-Germain, perché mi era venuta un'idea. Mi era venuto in mente di utilizzare una maglietta di un club in generale in ogni episodio, così potete anche vedere le magliette di cui dispongo, se possiamo così dire, e potete anche consigliarmi le altre, perché alla fine qualche volta qualche completino me lo prendo. Quindi, se vi va, consigliatemi un completino da prendere, o meglio una maglia abbastanza bella di una qualche squadra, nei commenti. E andiamo incontro al nostro primo sfidante di oggi, maglia del Chelsea, e ovviamente troviamo contro una squadra di fenomeni. L'obiettivo è prenderne meno di 6. Dio, madonna, no, no. Attenzione. Van Persie, oh my god. Oddio, cosa? Ti abbiamo fermato. Buono, buono così. Attenzione. Oddio. Bravo, Brightwaite. Hai visto Paulsen? Deve solo andare dritto. No. Oddio, ne ha preso palla. È un cavallo. Cavallo Paulsen. Lo scarta. No. Brightwaite ci portava in vantaggio al 22esimo. Brightwaite. Vedi questo qua. Sto tizio. Kaiser. Brightwaite. Ullalan. Che passa in mezzo. No. Non l'ha fischiato. Però palla di Kaiser. Ho sbagliato. Però Paulsen! E ci portiamo sul 2-0 al 30esimo. Proprio così. Dai. Bravissimo a giocare. Cioè, lo tengo quasi a giocare. È un fenomeno e fuori gioco tutta la vita. Bella che azione. Paulsen. Lo scarta. Fammelo. Ma Dio santo. Metti in pausa, magari quitta. E ha quittato. Buono così. Abbiamo vinto 2-0. Ci serviva questa vittoria, perché il nostro avversario era una squadra molto forte. Non abbiamo ricevuto però tutti i crediti, perché infatti abbiamo solo 329. Ci servono due contratti, perché anche a Kaiser è terminato. Allora prendiamo un contratto oro. E porca vacca, non ci abbiamo più crediti. Allora, ahimè, dovremmo non utilizzare Kaiser bensì Fellaini in questa partita. Quindi l'intesa scende ancora. Siamo arrivati a 69. Ottimo. Allora, andiamo. Oh, questa è una partita veramente importante, perché se riusciremo a vincerla saremo in grado di fare determinati acquisti e migliorare l'intesa della squadra. Ma troviamo uno che in attacco a Sturridge, che è un fenomeno su questo gioco. Corri Roccia. Brighton è un toro.
La metto in middle, ma voglia di un Giuda. Eriksen vede Brightwhite. Ehi, dove vai? Dove vai? Col numerino lo prendiamo addirittura in giro al 26esimo. Ci portiamo in vantaggio 1-0. Bravissimo. Madonna, è un fenomeno. No, ragazzi. Quanto è forte Brightway! 2-0 al 32esimo. Questa maglia porta fortuna. PSG, quindi diciamo che ci sta. Ah, poi non so se vi interessa, ma è di Lucas Moura. E quitta anche questo. Marwan. Ehi, addirittura. No, vuole fare tutto lui. Però no, Brightway vuole segnare. È incredibile. Gli ha rubato palla. E poi fa gol. L'italiano si suicida, ma fa niente. No, vuole far tutto lui. No, però è gentile anche. È anche gentile che la passa a Poulsen, perché anche Poulsen vuole far gol. 4-0, lo stiamo annichilendo. E infatti quitta anche lui. Dai, oggi ho tempo anche per un'altra partita. 3 partite, anche se devo studiare, voglio 5.000, mi piace. Mi voglio 5.000, mettilo, tu devi metterlo. Che palle, anche adesso non abbiamo tanti crediti. Basta quittare. E ragazzi, questa qua è la squadra, lo so, abbiamo ancora poca intesa, ma dobbiamo star fedeli, dovete avere fede, stiamo calmi, ci servono solo crediti, solamente non devono sempre quittare l'avversario, dobbiamo finire una partita. Terzo e ultimo sfidante di oggi, ragazzi, non ha 100 d'intesa, quindi primo avversario con cui, che appunto non ha 100 d'intesa, ma una squadra assai strana, perché utilizza un DC come terzino sinistro, Pedro come centrocampista, Griezmann come ala destra. Meglio per noi, devo dire. Meglio per noi. Bella. Se il Poulsen è regolare, me lo fa il gol. Ce lo fa, sì. Poulsen, gol. 1-0. Fangulo. Oddio, è italiano. Ci ha appena insultato. Eriksen. Oh, voglio, vi giuro, voglio sentirlo bestemmiare. Vediamo. Fangulo. No, fangulo e quitta. E ha quittato anche lui. Non riusciamo a finire una partita, ragazzi. Vabbè, 9 punti così ce li siamo fatti. Comunque, ragazzi, detto questo, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto, ovviamente. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Poi vi volevo ricordare di commentare, come sempre, che un commento fa sempre piacere. Ma se volete, di consigliarmi anche che una maglietta ovviamente da calcio di una squadra che volete voi, che magari in un futuro me la prenderò. Comunque, spero che vi piaccia l'idea, appunto, di utilizzare una diversa, scusate la ripetizione delle parole, maglietta per ogni episodio. Detto questo, io vi saluto e vi dico potente a palla nel prossimo video. Ciao a tutti!